territorio di eccellenza con tutti i pregi. Eccoli lei con tutti i tuoi ospiti, Gemma. Eccoci, eccoci Roberta in questo territorio stupendo, siamo nel borgo di Cartore, borgo di origine romana, siamo nel Cicolano, nel comune di Borgo Rose, questo borgo è alle pendici delle montagne della Duchessa, che danno il nome all'omonima riserva naturale, istituita nel 1990, uno scrigno di rara bellezza e biodiversità. Ecco perché siamo qui, perché a fine anno 2020 in giunta regionale è stato approvato il piano d'assetto di questa riserva naturale, 3500 ettari. Allora, che cosa vuol dire intanto piano d'assetto e qual è la sua importanza? Lo chiedo subito a Maurizio Gubbiotti, presidente di Federparchi Lazio. Beh, è uno strumento fondamentale, è un po' come un piano regolatore per un comune, cioè decide quali divide per zone, decide che cosa si può fare dentro un parco, come lo si può fare, in quale realtà e protegge anche luoghi particolarmente importanti dal punto di vista della biodiversità, quindi decide quali sono le aree che non possono essere proprio toccate, mentre quelle dove si possono fare tante attività e come valorizzare anche le realtà imprenditoriali, agricole o zootecniche o quant'altro dentro al parco, dentro la riserva già esistono. Perfetto, di questo tipo di sviluppo ne parleremo dopo. Io intanto raggiungo Manuela Feria, che è un tecnico naturalistico della riserva. Un passo indietro, intanto perché si chiama riserva naturale della Duchessa? Perché Duchessa? Duchessa si riferisce a Margherita d'Austria, che era la granduchessa dell'Aquila e diede l'incarico di cartografare la zona, per cui il nome è rimasto. Quindi a Margherita d'Austria. Quali sono le peculiarità di questa riserva? Allora, questa riserva naturale, diciamo, non a caso è stata inserita nella rete ecologica Natura 2000. È famosa per il lago, l'omonimo lago della Duchessa, che si trova ad un altopiano di origine glaciale, a 1800 metri di quota, e caratteristica la forma a 8 perché diciamo è formato da due doline coalescenti, meta di escursioni costantemente. Qual è la flora, qual è la fauna? All'interno della riserva abbiamo appena elencato circa 40 specie di orchidee, abbiamo tutti quanti gli ungulati, cervo, capriolo e cinghiale e ovviamente il loro predatore che è il lupo. Periodicamente ci viene a trovare l'orso bruno marsicano. Allora, è strano, ma anche nel Lazio. A proposito di orso marsicano, ricordiamo che siamo ai confini con l'Abruzzo. Borgo Rose è l'ultimo paese del Lazio, appunto ai confini con l'Abruzzo, un territorio bellissimo abitato già in epoca preromana dagli equi. Di questo ne parleremo più tardi nel prossimo collegamento.